della scherma di Tommaso Martini rispetto a Davide. 2001, Davide di Veroli, Tommaso Martini è del 2002, mentre Damiano è del 2003, quindi è il primo anno di categoria. Si parte con un cartellino perché il primo fioretto di Davide di Veroli non è buono. A provare a spezzare questa conduzione, questa gara a conduzione familiare, questo affare di famiglia in finale sarà Tommaso Martini, portacolori del gruppo sportivo dei Carabinieri. E a proposito di famiglia, nella prima semifinale a Borgo Pedana c'era la maestra Maria Pia Bulgherini, adesso c'è il maestro Massimo Ferrarese, legittimo consorte della maestra Bulgherini, quindi Perché l'altro veramente giorno tutto in in famiglia. Telecronaca ci siamo detti, ma sai, la scherma è uno sport dove Certo. la dimensione familiare fa Più tanto. di così che possiamo fare. Se una cosa viene detta, poi deve essere in qualche modo confermata. Vediamo un po' questa seconda semifinale, questa bella semifinale si presenta come. Sì, perché poi chiaramente saranno di fronte due modi molto diversi Di fare di schermo. fare scherma. Martini fa parte, è brutto usare il termine al passato, faceva parte, anche perché poi i campionati del mondo non si sono disputati, però comunque era uno, era, vedi, non riesco a dire era, è uno dei componenti del quartetto che Sì. avrebbe dovuto rappresentare l'Italia al Mondiale del Cairo. Quartetto, fra l'altro, che sarebbe stato tutto toscano. È da qualche anno che la Toscana, se non monopolizza, quantomeno fa la parte Sì. del leone nelle selezioni giovanili del fioretto, in particolare nel fioretto maschile, l'attacco. Porta subito al video l'arbitro. Va subito a chiedere la moviola di Veroli su questa azione. Chiede. Rivendicando un'azione d'attacco Sì, che sì, sì. forse era un pochino plateale, aperta se vogliamo. Chiedeva una ricerca di ferro da parte Esatto. dell'avversario, vediamo. Due arbitri internazionali hanno rivisto questa stoccata che viene ricostruita come attacco in bersaglio non Sì, valido quindi. di Davide Di Veroli. Francesco Marotta, arbitro del match, Marco Dal Pozzolo al video. Poco prima abbiamo visto Davide Nigrone, altro arbitro internazionale, dirigere la prima semifinale. La finale sarà di Beatrice Di Quinzio, questo per completare il quartetto arbitrale che vedete. Un assalto che inizia con la prima stoccata di Martini. A cercare la spalla, un po' una specie di come dire, di primo comandamento, no? Quando almeno Mancino. quando tiri col mancino, tiragli alla spalla. E tanto terza stoccata per Martini, chiede ancora il video di Veroli, stavolta temo che non avrà soddisfazione se non ho visto male. Infatti viene Sta bene perché confermata, sì. l'azione, l'iniziativa d'attacco era di Martini, Martini. che è partito molto forte in questo primo minuto di match, ha piazzato un break di 3-0 che ora prova a rimpinguare con un attacco che va invece in bersaglio non valido. Non è partito benissimo Davide Di Veroli. Scaglia il primo attacco, ne riprende un altro. Di Veroli è un atleta che quando prende il ferro nel, scusa, quando
quando prende il tempo nella misura stretta ha una capacità penetrativa, ha un affondo spaventoso, però sta guidando ora Martini perché ha trovato il bersaglio esterno e Di Veroli questo bersaglio esterno non lo sta difendendo. Sì. Bersaglio non valido. Si lavora molto su attacco e contrattacco. Sì, abbiamo visto pochissime parate di preparazione Martini gli va dentro anche le stoccate precedenti con un attacco più corretto di Veroli, tutti attacchi diretti. Anche l'ultima, la quarta stoccata di Martini era un attacco di Veroli che però non è andato a segno. Bel match anche per chi è chiamato a giudicarlo, insomma, non bisogna mai distrarsi neanche per un secondo. Seconda stoccata intanto di Davide Di Veroli. Comunque poco ferro in questo assalto. Spadista, botta la spadista. Attacco, attacco, sì. Si arrabbia Di Veroli, ma lui sente il tempo per tirare questa botta dritta, ma è la partenza di Martini. 5-2. Sono in attacco con il ferro, con una battuta e a fondo di Martini, un bersaglio non valido. Sempre sulla difensiva di Veroli. Attacco di Martini, giusto? Non c'è da brontolare, questi sono attacchi. Questi sono attacchi di Martini pulitissimi. È vero che sembra che sospenda, ma non c'è proprio tempo di contrattacco. Gli è andato anche Damiano in soccorso, sì. Il fratello. Dicevo poco propositivo Davide Di Veroli. Non tirare dentro, ma di... Sì. In questa gestualità evidentemente mostrato, sì. Di andare in parata e risposta quando l'iniziativa d'attacco è, dicevo, poco propositivo in questo inizio match, merito anche di Martini che sta prendendo la pedana, stanno tirando nell'altra parte della pedana e quindi Di Veroli iniziato con grande piglio, grande personalità Martini questo assalto, portandolo subito dalla sua parte, intanto allungando sul 3-0 e poi... E anche questo è un contrattacco. Ha messo a segno, sì. Di Veroli, ma se accendeva la lucina verde... Stava avanzando Martini. 6-3. Attacco di Veroli. Chiede il video Martini. Perché questo l'avevi un po' annunciato, che si gioca tutto su delle piccolissime, a volte impercettibili, sì. Sospensioni durante l'iniziativa di preparazione. Chi è più bravo a entrare in quel tempo acquisisce il diritto all'attacco e quindi se cominciano a tirare così ottenere la stoccata sarà dura per l'arbitro, perché sarà tutto un discutere su chi parte per primo, su chi sospende. Cambio, attacco di Martini. Sì, però credo che qui debba essere anche è compito a questo punto di Di Veroli cambiare qualcosa, perché questo è sempre, cioè se l'assalto tatticamente viene impostato così, poi fatalmente vengono fuori queste stoccate. Certamente, davvero una variazione sul tema, certo, che fino a quel momento non ti ha portato un buon risultato. Mette a segno una stoccata importante di Veroli, importante perché resta lì attaccato, arriva poi subito dopo l'ottavo punto di Martini, che
sta provando a consolidare questo vantaggio nell'evoluzione di un match che è a 50 secondi dalla prima pausa. Questo è un momento molto delicato perché c'è poca parata in pratica, cioè comunque si sta giocando tutto sulla parata di misura, sul contrattacco, ma in questo momento Martini guida, ha trovato la strada giusta, ha trovato le misure giuste, quindi ora è tutto sulle spalle di Veroli, è lui che deve cambiare per forza. Quindici secondi ancora prima del minuto di pausa. Si fanno un po' paura a vicenda, ma non affondano per l'ultima volta il colpo, accontentandosi di andare a riposo così sul 9-4. Una cosa che serve a Di Veroli, e curiosamente il conciliabolo è con Damiano, parte invertita rispetto a prima. Anche in quel caso la maestra aveva lasciato che fossero i due fratelli a scambiarsi qualche battuta. Ora interviene ovviamente anche il maestro ferrarese, infatti Damiano viene e Damiano si becca il giusto rimprovero, il meritato rimprovero da parte di Davide Nigrone, perché è lì dove non può stare. Diciamo che anche questa fase di allentamento, se vogliamo, della rigidità è dovuta al fatto che la struttura è praticamente vuota, c'è solo la pedante della finale, questi sono i quattro semifinalisti. Anche nella fase precedente c'è stato un rigoroso rispetto dei protocolli, anzi è volato oggi, Luca, non so se l'hai visto, anche qualche cartellino giallo Covid, perché qualche atleta nella fase di attesa dell'inizio del proprio assalto aveva già abbassato la mascherina, cosa che non si può fare e che non è sfuggita. Aveva abbassato a Giuseppe la guardia, diciamo così. Eh sì, abbassato o dimenticato. Si riparte 9-4, match nelle mani di Tommaso Martini in questo momento. E non tanto e non solo per il punteggio, che ora diventa 10-4, ma quanto proprio per l'aspetto tattico, l'aspetto del tipo di scherma espressa. Attacco di Martini 11-4, e ora mi pare che i giochi siano quasi fatti. Ma più che altro perché, ripeto, non vedo capacità reattive in questo momento da parte di Veroli. Vedete come comunque non regala pedana Martini. Si è un po' subito il tipo di scherma di Martini, di Veroli, andando adesso molto sotto nel punteggio. Mette però questa quinta stoccata che può essere importante per restare aggrappato all'assalto, che, attenzione, da un momento all'altro può cambiare la propria inerzia. Però sino a questo momento Martini ha interpretato molto bene questa seconda semifinale. Ora va imparata la risposta, certo. Dopo la parata è lui che ha diritto all'azione d'attacco, che va a segno, e significa per lui dodicesima stoccata.
Tommaso Martini aveva battuto nel turno dei 16 Matteo Molini del club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo col punteggio di 15-9. Poi nel quarto di finale che abbiamo seguito dall'alto si è imposto per 15-9 su Mattia Raimondi del Frascati Scherma, conquistando il diritto a questa semifinale che sta adesso conducendo 12-5 a 2 minuti e 5 secondi dalla fine della seconda delle tre frazioni. Vedete come sta sempre in pressione Martini nonostante il vantaggio? A volte questo, quando il match si trova in queste situazioni di punteggio, magari qualcuno può essere anche portato anche inconsciamente a allentare un pochino. No, invece sempre sempre lì non molla di un centimetro, diciamo alla calciatori maniera, sempre sul pezzo. 13. No, proprio non trova il bandolo della matassa Damiano Di Veroli. Va a vedere alla Moviola l'arbitro, perché Martini è rimasto in linea, quindi c'è da capire se c'è stato un tocco di ferro o comunque se la linea è stata leggermente spostata. Siamo al limite, secondo me, forse ci può stare, sarà la linea. Vediamo che ogni atleta ha due richieste di video in occasioni che può ritenere di stoccate dubbie. In questo caso è stato l'arbitro di sua iniziativa a voler rivedere l'azione e ad assegnare la linea che tocca. Se ne vedono poche di linee, no? E quindi a volte insomma, fa anche piacere, no? Perché è un gesto tecnico e stilistico molto molto rilevante, molto bello, anche molto beffardo per chi però per chi dall'altra prende, parte però chi la prende non se riesce, la può dire, se la merita sì. Per... 14-5 il punteggio per Tommaso Martini, significa che è una stoccata dal traguardo, dalla finale che, eccola qua, lo vedrà contrapposto a un altro Di Veroli, Damiano. Vinto veramente con grande autorità Tommaso Martini, e la finale sicuramente promette molto bene. Finale che seguiremo fra qualche minuto. Noi ci fermiamo e torneremo in collegamento tra poco. Ciao ciao.